Ogni giorno vengono scattate milioni e milioni di fotografie. Alcune riprendono momenti felici, di compagnia e spensieratezza. Altre però immortalano nel tempo dei momenti orribili. Talvolta ritraggono gli ultimi istanti di una vita e talvolta hanno un'intera storia da raccontare. Quindi preparatevi e mettetevi comodi, perché oggi vi mostrerò alcune foto e scoprirete le assurde storie che le circondano. Albuquerque, New Mexico. Nella notte del 3 giugno 1991, tra le 21:30 e le 23, un camionista locale di nome Eduardo Collin ha fatto il check-in in un motel della famosa catena Super 8. Nonostante fosse solo, ha chiesto alla reception una stanza per due persone, quindi gli viene assegnata la stanza 233. Eduardo paga in contanti e un membro dello staff gli dice che avrebbe dovuto effettuare il checkout entro le 11 del mattino seguente. Due giorni dopo, però, il 5 giugno, i dipendenti hanno notato che Eduardo non aveva ancora fatto il checkout. Viene quindi mandata una guardia di sicurezza alla stanza 233. La porta era chiusa a chiave dall'interno e al pomello era appeso un cartellino con scritto non disturbare. Dopo aver bussato e non aver ricevuto alcuna risposta, la guardia decide di usare un cacciavite per forzare la serratura e dare un'occhiata all'interno. Contro ogni aspettativa trova una stanza in cui tutto è normale e al suo posto. L'unica cosa strana sono alcune bottiglie sul tavolo e un piccolo particolare. Non c'era alcuna traccia di Eduardo. Pensando si trovasse in bagno, la guardia apre la porta e con orrore trova il corpo di una donna sconosciuta appeso alla doccia. Nonostante il suo volto fosse già in fase avanzata di decomposizione, i patologi credono che fosse deceduta proprio il 3 giugno, il giorno in cui Eduardo si era registrato al motel. Si trattava di una donna caucasica, forse ispanica, tra i 25 e i 35 anni. Aveva capelli ricci e di colore biondo fragola, ma nella stanza non venne trovato alcun documento o prova della sua identità. Così venne soprannominata la Jane Doe di Albuquerque. John e Jane Doe sono nomi usati nel gergo statunitense per indicare un uomo o una donna la cui reale identità è sconosciuta o va mantenuta tale. Ma quindi, che fine ha fatto Eduardo? Gli investigatori hanno ispezionato a fondo la stanza e una delle prime cose che hanno trovato è stata questa foto sul tavolo. Si crede che ritraesse proprio la nostra Jane seduta vicino ad un uomo. L'espressione nel suo volto sembra quasi prevedere quello che sarebbe successo e la qualità e il fatto che fosse distorta dalla prospettiva la rende decisamente inquietante. Si crede che la foto sia stata scattata in una cabina fotografica in un centro commerciale poche ore prima della sua morte. Ovviamente venne quindi mostrata la fotografia all'impiegato con cui Eduardo aveva fatto il check-in il 3 giugno e quest'ultimo afferma che nonostante non avesse visto una donna, era sicuro che l'uomo in foto fosse Eduardo. Le informazioni che Eduardo aveva lasciato al motel erano reali, tranne un piccolo particolare. Aveva dato il numero di targa sbagliato. Chiaramente non voleva che i suoi movimenti fossero tracciabili per qualche motivo. Ma allora perché dare tutte le altre informazioni? Per anni il caso si congelò. Eduardo non venne trovato e Jane non venne identificata. Dopo un po' però si riuscì a risalire alla famiglia di Eduardo, ma intanto quest'ultimo era già deceduto per cause naturali, ma è a questo punto che emerge un dettaglio ancora più misterioso. Quando alla famiglia viene mostrata la foto, dissero che quello lì non era Eduardo, non avevano idea di chi fosse quell'uomo, non sapevano nemmeno chi fosse la donna. A questo punto gli investigatori sono stati costretti a riesaminare tutte le altre prove trovate nella stanza 233, come la borsetta che conteneva un portafoglio con $500 in contanti, la valigia piena di vestiti da donna, un braccialetto e soprattutto il bilancino digitale su cui c'era scritto George Martinez. L'ipotesi che l'uomo in foto fosse il fantomatico Eduardo continua pian piano a sgretolarsi. Chi era George Martinez?
Fino a quel momento non si era seguita quella pista, ma ben presto si iniziò a pensare che George fosse l'uomo nella foto e lo stesso uomo che ha dato il nome Eduardo al check-in. Ma comunque, cercando di identificare Jane, le autorità rilasciarono questa foto, una versione alterata digitalmente dell'immagine originale. In qualche modo sono riusciti a renderla ancora più inquietante. Ma nonostante questo, la sua pubblicazione è stata efficace. Nel marzo del 2021, gli investigatori hanno ricevuto un illuminante suggerimento da fonti ritenute affidabili, secondo cui il vero nome della ragazza potrebbe essere Becca. Potrebbe essere una ragazza della contea di Los Angeles che andò dalla California al New Mexico poco prima della tragedia. Ad oggi la polizia ritiene che Becca si sia tolta la vita ed esclude l'ipotesi di un omicidio. Si sta ancora cercando di dare un'identità sicura a Becca e ovviamente ancora oggi le autorità vorrebbero parlare con l'uomo della foto. Ma tutti i tentativi di individuarlo sono stati vani. E la vera identità di Becca rimane un mistero. Comunque c'è chi, come me, crede che la ragazza non abbia fatto tutto da sola. Ma solo il tempo ci dirà se abbiamo ragione o meno. È probabile che in futuro il caso prenda varie svolte e venga risolto. Ma è comunque strano pensare che in 30 anni nessun familiare o amico di Becca si sia fatto avanti. Di sicuro là fuori qualcuno sa cos'è successo. Quattro anni fa, su Reddit, l'utente Mafferick ha condiviso un semplice scatto che ha spaventato l'intera community. Nella descrizione ha scritto: "Il mio amico ha comprato una nuova videocamera e l'ha lasciata in carica mentre era al pub con me. Mentre eravamo lì, gli è arrivata una notifica che diceva che la videocamera aveva rilevato un movimento in casa sua. Gli ho detto di bruciare casa. Cosa potrebbe essere?" Questo è ciò che ha catturato la videocamera con i sensori di movimento. Alcune persone hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi di un senzatetto, mentre altre credono sia un intruso che voleva fare del male a qualcuno. La cosa più inquietante è che l'utente ha dichiarato che il suo amico vive nel mezzo del nulla, quindi se qualcuno si trovava lì, era entrato con un piano ben preciso e studiato. Tuttavia nessun oggetto è stato rubato dalla casa e la videocamera non ha rilevato altri movimenti. Questo ha portato alcune persone a pensare che la figura sia di natura paranormale, non umana. Inoltre, la casa è stata esplorata a fondo e non è stato individuato alcun intruso. L'amico dell'utente è stato sicuramente fortunato a non essere a casa quando questo sconosciuto ha fatto irruzione. Ancora oggi le persone non hanno trovato risposte alle loro domande e stanno ancora cercando di capire chi o cosa fosse e perché si trovasse lì. L'unica cosa sicura di questa vicenda è che la foto scattata è agghiacciante. Cosa fareste se la vostra videocamera scattasse una foto del genere in casa vostra? Io di sicuro seguirei il consiglio di Mafferick. Nel 2014, un lavoratore portuale ha dovuto scattare delle foto all'interno di una vecchia nave da guerra ormeggiata. La nave doveva essere smantellata e all'uomo venne chiesto di scattare delle foto nelle aree di lavoro. Fece centinaia di foto e le inviò al suo capo come richiesto, ma quest'ultimo, guardandole, si rese conto che una in particolare aveva qualcosa di strano. La rimandò al mittente e gli chiese: "Chi è il tizio con un'ascia lì in fondo?" Questa è la foto. Aumentando l'esposizione, la luminosità diventa ancora più disturbante. Il lavoratore non aveva visto nessuno a bordo della nave, che sarebbe dovuta essere vuota. La foto venne scattata in una zona molto buia e in profondità all'interno della nave. Come fonte di illuminazione, aveva solo una torcia e il flash della fotocamera. Quest'ospite indesiderato stava vagando nell'oscurità per tutto quel tempo. Nessuno dei lavoratori portuali ha riconosciuto l'uomo nella foto. Non era uno di loro. Dato che stiamo parlando di un mezzo militare, l'intera zona è stata setacciata a fondo alla ricerca di quel spaventoso ospite. A bordo non venne trovato nessuno,
e la videocamera di sicurezza, posizionata nell'unica uscita della nave, non ha registrato nessuno uscire. Ad oggi nessuno ha alcuna idea di chi sia quest'uomo o che cosa stesse facendo lì dentro. L'unica cosa sicura in questo caso è che chi ha scattato la foto è stato fortunato ad esserne uscito vivo. Guardando queste immagini, sembra che si tratti di persone che dormono tranquillamente, ma non è solo questo. Vennero postate su Reddit dall'utente Whitney Rini B, che ha condiviso la storia e il contesto di queste fotografie. Ha raccontato di vivere con la sua famiglia in una parte rurale dell'Oklahoma. Qualche giorno prima di scrivere il post, sua madre stava guardando alcune foto sul telefono, quando si è resa conto di quelle tre. Nella prima è suo marito che dorme. Nella seconda, la figlia più piccola che dorme. E nella terza, lei stessa che dorme. Sono state tutte scattate la stessa notte, attorno alle 3 del mattino. Nessuno all'interno della casa ha detto di aver fatto quelle foto e nessuno di loro ha mai avuto episodi di sonnambulismo. La foto che più ha spaventato Whitney è quella di sua madre. Chiunque abbia fatto quella foto era accovacciato e molto vicino al suo volto. Aggiustando un po' le luci, si è anche resa conto di questa figura in un angolo della stanza. Ha chiesto quindi chiarimenti, aggiornando il post su Reddit. Pare che non sia altro che un gioco di luci. Ma comunque Whitney aggiunge anche che in casa c'erano anche i loro 5 cani che abbaiano sempre, ad ogni minimo rumore. Quella notte, nessuno di loro ha abbaiato. Alcuni credono quindi che le foto siano state scattate da un'entità, mentre altri pensano a qualcosa di ancora peggiore. Negli anni abbiamo sentito varie storie che raccontavano di persone nascoste nelle case di altri a loro insaputa. Potrebbe forse essere questo il caso? Qualcuno che si nasconde nella casa di Whitney avrebbe potuto familiarizzare con i cani quando la famiglia era assente e per questo non avrebbero abbaiato. Insomma, le ipotesi sono una più spaventosa dell'altra. Ricordate sempre di controllare ogni angolo della vostra casa prima di andare a dormire. Che dite, la volete una seconda parte? Queste erano le prime foto disturbanti con una storia assurda che sono riuscito a trovare. Se vi è piaciuto sentire queste storie, fatemelo sapere con un commento. Io, come al solito, vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video. Thank you.